Durante i test, sostanzialmente un'aula con 200 candidati, quindi un'aula molto grande, non aveva l'aria condizionata. Di fronte alle proteste degli studenti, la commissione ha consentito a fare il cambio d'aula. Il problema però è stato che per fare questo cambio d'aula, tutte e 200, comunque una buona parte dei 200 candidati, è uscita proprio al perimetro dell'università, quindi tra virgolette contaminandosi con parenti, amici e sostenitori, per poi rientrare in un'altra aula. Al rientro in questa nuova aula i ragazzi sono ripassati dal metal detector che suonava a più non posso, perché evidentemente vi erano degli oggetti che non era consentito poter portare con sé all'interno dell'aula. Nonostante ciò la commissione, comunque gli agenti di vigilanza non hanno ricontrollato i ragazzi, sono passati tutti e hanno svolto il test. Il problema però è che lo stesso controllo era stato fatto all'ingresso della prima aula, i ragazzi erano stati tra virgolette spogliati tutti gli oggetti che suonavano, non si capisce come all'ingresso della seconda aula, al nuovo controllo, i ragazzi avevano ulteriormente gli ulteriori oggetti che erano delicati e non potevano essere portati. Il sospetto è quello che comunque il fatto di essere usciti fuori dal perimetro universitario abbia potuto, per almeno qualcuno, rappresentare un momento per prendere un telefonino e poter così imbrogliare la prova. Noi abbiamo avuto la testimonianza coraggiosa di uno dei testimoni, di un ragazzo peraltro che era uno dei testimoni d'aula, che voleva addirittura verbalizzare l'accaduto. A noi ci ha raccontato che la commissione assolutamente, anche con modi non esattamente ortodossi, non ha consentito la verbalizzazione. È la sua parola contro quella dell'università, naturalmente. Speriamo che sulla vicenda si faccia al più presto però chiarezza.